Giunge al traguardo il progetto Comenius, nato dal partenariato tra enti, istituzioni e scuole di Piemonte e Francia e coordinato dalla città metropolitana di Torino, che ne è capofila, e supportato dalla città di Pinerolo e della città di Embrun. Comenius ha visto lavorare insieme in sessioni di formazione congiunta sui temi del riciclo riuso, dell'acqua e dell'energia, della mobilità, della biodiversità, del turismo, gli insegnanti del liceo Porporato di Pinerolo e quelli del liceo Roman di Embrun, supportati dal consorzio Pracatinà per la formazione sulle tematiche ambientali e con la collaborazione di Acea Pinerolese Industriale. Obiettivo del progetto era sperimentare modelli innovativi per l'educazione ambientale che tenessero conto della trasversalità della tematica dello sviluppo sostenibile nell'insegnamento delle diverse discipline, diritto, economia, scienze sociali, arte, lingua straniera. I moduli didattici prodotti saranno divulgati a tutte le scuole attraverso il CESEDI, Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino. Credo questo sia un progetto importantissimo. La provincia allora scelse di partecipare, di farsi capofila come istituzione di un progetto che sta dentro Europa 2020 per aiutare i giovani a crescere prima col concetto di cittadinanza attiva, cioè di essere poi loro i protagonisti del proprio destino, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, che credo sia una delle priorità che dobbiamo avere tutti. La commune d'Embrun si è engagée dans ce projet Comenius qui correspond tout à fait à sa politique. Il comune di Embrun ha aderito con entusiasmo al progetto perché è coinvolto già da anni nell'ecomobilità, sulla tematica dell'acqua e nella tutela dell'ambiente. D'altronde ha favorito l'impianto di una caldaia a legna per fornire una parte dell'energia della città e ha anche sviluppato una rete di cassonetti per la raccolta differenziata tramite l'ente partner anche del progetto che si chiama SMICTOM. Questo progetto ha permesso anche, grazie all'aiuto del Parco Nazionale degli Écrins, in cui è situato il comune, di rafforzare le relazioni trasfrontaliere tra l'Italia e la Francia, e ha permesso anche alle due scuole coinvolte, cioè il liceo Onore Roman e il liceo Porporato, di elaborare percorsi didattici rivolti ai ragazzi e studenti del BTS Turismo.